dal libro Vorrei, libro prodotti, la poesia Emozioni. In cerca di una remota emozione, il vento furioso cancellava ogni cosa che restava della vita. Tutto era brullo, tutto era piano, solo il ricordo era vivo, cosa che il vento nero, non potrà mai cancellare. Ecco, questa poesia è nata appunto partendo appunto ai primi 20 anni ed è nata praticamente, mi è stata partecipata a dei concorsi e si è stato fatto notare il vento nero, una cosa, un commento, il perché del vento nero. Vento nero perché la mia vita in quel momento era abbastanza un po' nera, non è andata secondo me una ragazza di 20 anni, ma questo non era colpa di nessuno. Una famiglia appunto dove c'erano i nonni, dove c'erano un po' di problemi, dove io dovevo fare, perché ero quella più sensibile e diciamo più coraggiosa rispetto a mia sorella, che cioè mia sorella aveva un anno più di me, quindi uno dice ma forse sarebbe meglio il contrario. E invece no, perché lei appunto lei studiava, è molto, studiava, faceva università, quindi è molto mentale lei e quindi era molto impegnata nello studio, io invece una persona, anch'io studiavo, eccetera, però ero molto, forse mi accorgevo delle cose, perché forse sin da allora io sentivo le sofferenze o i bisogni di mia mamma, perché Molto empatica. empatica, bravissima, empatica, quindi con le mie parole riuscivo a calmare la nonna se era un po' agitata, oppure aiutare anche lei proprio a livello pratico e di conseguenza io ero un po' l'adulta, bambina adulta, dico. Poi, ma delle volte avevo anche un po' paura a affrontare queste cose più grandi di me, perché non è così facile. Però cosa utilizzavo? Io il gioco, come fanno i bambini del resto. Io giocavo in modo tale che si smorzava un po' la situazione e si rendeva più morbida, capito? Meno rigida, meno problematica, perché c'erano molti problemi da affrontare. Per cui vento nero per questo motivo, perché la mia realtà era un po' Comunque un po' pesante, pesante, te la sentivi pesante, esatto, per pesante me, per la mia per la età, tua età. esatto. A volte io ho invidiato un po' le ragazze delle mie ventenni che uscivano, che si divertivano con gli amici, che non avevano pensieri, che c'erano genitori a pensare a loro. Invece in questo caso un po' pensavano anche loro, è chiaro, però in queste situazioni io davo spesso una mano, quindi da sempre da questo libro leggo altre tre poesie che ho scelto. Allora, uno si chiama Paesi, che è un po' particolare, un po' diverso insomma, dalle altre che ho letto fino adesso, che fa parte sempre della prima parte. Paesi lontani, sconosciuti, paesaggi colorati, dipinti, ricordano sentimenti, sensazioni vere, come tele sfiorate da mani esperte, calde. Il desiderio di viaggiare era sempre nei miei pensieri, la voglia di, non di scappare tanto, la voglia di andare lontano per vedere cose nuove, conoscere cose nuove, e, perché non ho vissuto molto, sempre occupandomi così della famiglia, eccetera, non ho molto viaggiato, ho viaggiato sempre, viaggiato, sono andata in giro con gli amici, così, eccetera, però la voglia di viaggiare era sempre nei miei pensieri, la voglia di conoscere nuovi posti, paesaggi, gente diversa. Poter parlare con le persone più strane, far domande anche, curiosità, proprio la voglia di spaziare, ecco, perché per me è un senso anche, viaggiare è un senso di libertà. Adesso leggo Ricordi, che fa parte sempre, no, questo fa parte degli anni della maturità, ecco, vedi, ecco, cambia già. Del mio passato non so nulla. Nulla, niente voglio sapere. Mi parlano di città lontane, ignote. Sulla mia anima il peso, la fatica di una vita lontana, forse mai vissuta. Cos'è rimasto? Cianfrusaglie in soffitta, o sparse qua e là. Resti di una vita fugace, senza anima. Ricordi lontani di fumo, caos di incertezze e dolori. Ora, fra le mie mani ferite dal tempo, la mia vita scorre, sono vuote, aspettano amore. Ecco, questa che fa parte degli anni della maturità, c'è una voglia di cancellare il passato, di non sapere assolutamente niente di quello che è stato indietro e di cercare di andare avanti
andare verso il futuro, e però naturalmente sono in questo futuro le mie mani, come dice qua, sono vuote, perché praticamente devi crearti un futuro. Io ho un passato, ho avuto un passato abbastanza difficile, come ho spiegato, e quindi la voglia di ricominciare, di creare il mio passato personale, la voglia di creare qualcosa, un passato felice, bello, pulito. Ti dico, ah sì, tutti vogliamo, ma nessuno poi lo fa. Cioè, capito, questo è il discorso, ma io proprio lo voglio fare. Cioè, c'è l'intento di cambiare la mia vita, ma c'è anche l'impegno per farlo. Quindi cercarlo nelle cose anche più semplici, soprattutto nelle cose più semplici, poi trovi la felicità. E quindi c'è questa voglia di ricominciare, diciamo. Una sorta di riscatto. Di riscatto, di riscatto. Sì, di riscatto, proprio così. Poi adesso invece questa è una poesia dedicata a mia mamma. Mia mamma, perché è morta poi, io, ecco, ripreso a scrivere dopo la maturità, dopo che è morta mia mamma. E questa è una poesia che ho dedicato a lei, ed è successa, ed è nata per strada questa. Mentre camminavo, così tranquillamente, a un certo punto ho dovuto fermare, io cammino sempre sul marciapiede, perché dato che praticamente mi vengono i flash, almeno per la strada, non è il caso, vero? Ecco. E allora camminando sul marciapiede, così andando, devo andare in un posto, adesso non mi ricordo che posto, a un certo punto, osservando, penso, una pubblicità, sì, il viso di una donna, ecco, questo viso mi ha colpito particolarmente, sti occhi. Ecco, ecco, da lì mi sono vista mia mamma. Però subito mi sono fermata, ho fuori questo blocco, questa penna che ho sempre. E la poesia si chiama Una sosta nel cammino. La videro sotto il velo bianco, le copriva il viso, candido, diafano, spalle ricurve dalla fatica, dal dolore o per posa, non so. Mani lunghe affusolate, il corpo così gelido e silente sembra dire: sono qui, silenziosa, per seguire il cammino. Questa poesia ha partecipato, vi dico perché è importante, al concorso di Alda Merini. Infatti quando mi hanno chiamato, poi mi hanno fatto i complimenti moltissimo, ed è nell'antologia, insieme ad altre persone. Infatti l'ho letta spesso nelle mie presentazioni, così, perché me lo chiedevano anche, e mi è stato, penso che ai primi tempi, quando ho presentato questo libro, così, mi è stato chiesto chi era, io sul momento non ho detto che era mia mamma, perché nel dirlo io provavo dolore ancora, capito? E dopo, quando ho sentito che il dolore ha superato e che c'è amore, non c'è più dolore, allora ho detto che era di mia mamma. Ora invece che il dolore ha sostituito l'amore, lo posso dire. Hai cominciato a scrivere dopo che è morta? Dopo che è morta, è morta nel 2006 ed è successo per caso. Io nello studio che stavo sistemando delle cose ho avvertito una sensazione molto forte, che ho cercato di anche di non seguire. Però più non la seguivo, più era forte. Questa, di aprire un cassetto, io ho un cassetto, praticamente un mobiletto con dei cassetti. C'era questo cassetto al secondo, mi sembra, dove tengo insomma delle cose intime, insomma così, o libricini o bigliettini, cose varie. E c'era questo quaderno che io non mi ricordavo neanche di avere, perché io poi ho smesso di scrivere da 20 anni, dopo l'ho lasciato lì. E c'era questa mano che diceva di aprire, no? Più insistevo, più e più c'era una forza più forte di me, quasi proprio sconvolgente, vabbè, apriamo questo cassetto, vediamo cosa c'è. E c'era questo quaderno verde, molto romantico, dove c'era questa ragazza, una donna, seduta su un sedia dondolo, che si dondolava, vestito di bianco, quindi diventato molto romantico, e apro il quaderno, ci sono queste poesie, queste qui, quelle che ho letto adesso, Vorrei, Respiro, tutte scritte in forma molto da bimba, no? Un po' tutta, si vedeva la bimba timida, un po' introversa, ho cominciato a leggere, dico, ma chi l'ha scritto? Io non mi ricordavo niente, ma che bella però questa, ho provato delle emozioni. E dopo da lì l'ho fatta vedere una mia amica e mi ha detto, ma sai, guarda che a me piacciono da matti, sono stupende, ma sei sicura? Non è che sono da correggere, ma adesso poi le correggerai, le fai vedere, dirai, no? E loro mi ha dato per questa persona un indirizzo di qui del laboratorio di parole,
della fattoria, che ho conosciuto poi Oscar De Paoli, che è stato il mio primo maestro, e ho frequentato il laboratorio di parole per 2 anni. È stato molto bello. Io all'inizio, quando stavo qua, mi sentivo una formica. In mezzo a tutti i poeti così importanti che dicevano delle poesie che dicevo, ma io non scrivo così, mi sentivo un po' a disagio. Poi invece poi ho preso forza man mano e dopo 2 anni ho sentito poi il desiderio di fare il libro. C'è differenza tra, secondo te, fra le prime poesie che hai scritto a 20 anni e quelle che hai scritto? Sì, sì, c'è differenza, perché le prime di 20 anni sì, sono un po' più, diciamo, semplicistiche, direi, un po' più quasi scontate, diciamo, perché dedicate un po' alle emozioni, poi non so, tutte un po' sulla la mia persona, diciamo, ecco, sulle mie sensazioni che avevo in quei momenti, ecco, e un po', diciamo, anche un po' tristi, oppure anche la voglia anche di, appunto, di uscire dalla realtà in cui ero. Invece nella parte maturità sono diverse, ci sono poesie più dedicate per due a mia mamma, quindi da me stessa sono passata a mia mamma, oppure a una realtà di cose che vuoi vedere che non ci sono, ritratti di donne, capito? C'è un'evoluzione, c'è una cosa, anche le parole sono utilizzate in maniera diversa, poi ci sono poesie anche ironiche, di cui io le ho fatte perché ho partecipato a dei concorsi, come all'osteria, una poesia sul vino, che è piaciuta molto, e anche, ecco, sensuale, ecco, che a 20 anni, insomma, vabbè, ci sono delle ragazze 20 anni sensuali, io a quell'età lì ancora non mi sentivo, appunto, oppure c'era dentro di me, ma non potevo, appunto, esprimerlo. Poesie un po' diverse.